Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Oggi ho rifatto la stessa pettinatura che avevo qualche video fa perché mi avete fatto un sacco di complimenti sotto quel video che mi stava benissimo, quindi mi fido un sacco dei vostri pareri, quindi l'ho rifatta. Comunque, come da titolo avrete già capito di che tipologia di video si tratta, purtroppo lo sapete, io acquisto un sacco di cosine di lusso, è una vera e propria passione barra fissazione barra ossessione e purtroppo molto spesso, ovvero a volte, mi capita di fare degli acquisti sbagliati e quindi oggi parleremo proprio di questi acquisti sbagliati che ho fatto nell'ultimo periodo e non solo, comunque acquisti di lusso di cui mi sono resa conto che non sono stati proprio una buona idea, diciamo così. Prima cosa del video di oggi è questa t-shirt, questa è molto oversize di Gucci. E c'è scritto Gucci Sexiness. La t-shirt è nera, come potete vedere, in cotone con la scritta rosa. È un cotone anche molto spesso, devo dire, un ottimo cotone. Qual è il problema che io ho con questa t-shirt? Dietro invece è normale. Qual è il problema che io ho con questa t-shirt? Ragazzi, guardatela, guardatela, io non so perché non ci ho pensato quando l'ho acquistata, forse questo è un po' l'errore di quando acquisto online, ma ragazzi c'è questo logo enorme, gigantesco e poi la scritta sexiness, cioè non lo so, forse sono io che con il tempo ho un po' sviluppato l'antipatia per i loghi così visibili, quindi non so che cosa mi sia saltato in testa. Il fatto è che l'abbinamento nero e rosa è uno dei miei abbinamenti preferiti, cioè è la mia accoppiata di colori preferita, io adoro, e quindi quando l'ho vista, ho visto nero con la scritta Gucci rosa, mi sono detto ok, è troppo Nicole, è troppo mia. Sì, però peccato che è un pochino troppo esagerata. Il logo è troppo grande, sta scritta sexiness, non mi ispira, non è proprio mio stile, se devo essere onesta, quindi appunto non so che cosa mi sia passato per la testa. Da quando l'ho presa, l'avrò messa, non lo so, forse una volta, due volte, proprio perché l'ho comprata e dovevo metterla, ma non mi trovo a farci degli outfit. Grida, sono una maglia di Gucci a chilometri di distanza. Mi sono pentita decisamente di averla acquistata. Se tornassi indietro non l'acquisterei. Non so se rivenderlo o no, perché comunque i capi di abbigliamento in linea generale perdono valore, poi Gucci non è neanche un brand che tiene tantissimo il valore, quindi figuriamoci, ma è decisamente una maglia che non uso e che tengo là, però appunto un po' uno spreco. Naturalmente la qualità della maglietta, il materiale sono ottimi, l'ho lavata anche una o tipo due volte e insomma naturalmente non c'è stato nessun tipo di problema nel lavaggio, è perfetta, non è proprio questo il problema sono stata io che non dovevo comprare una maglia che non è assolutamente nel mio stile solo perché la scritta è rosa. Poi, altra cosa di cui mi sono amaramente pentita sono questi occhiali di Celine, se non sbaglio sono di Celine. Fatemi controllare. Sì, Céline Paris. Sono, appunto, ve li faccio vedere indossati. Giudicate voi, giudicate voi. Forse non devo aggiungere niente. Il fatto è che non è che, cioè, non mi stanno proprio tanto male di per sé, a parte questa linea così dritta che in realtà non mi convince, non so. Quando li ho acquistati pensavo fossero strafighi, adesso un po'. Ma il problema non è tanto la forma di questi occhiali, il problema sono tutte queste borchie dorate, lungo, ce ne sono tantissime, lungo tutto il bordo superiore dell'occhiale. Secondo me rendono l'occhiale molto kitsch, diciamo, un pochino troppo esagerato per i miei gusti. Questi li ho presi perché li avevo visti nel videoclip di Taylor Swift. Se non sbaglio, nel videoclip di Shake It Off, appunto, li ho presi perché li ho visti da lei, ma non mi piace assolutamente come mi stanno. Sono troppo esagerati. Penso che neanche Taylor li indosserebbe per la sua vita di tutti i giorni, ma lo ha fatto per il videoclip. Quindi sì, assolutamente. Sono stati un grossissimo errore. Se i ciuffetti li metto, li lascio così, è ancora peggio così, cioè veramente. Quindi sono stati assolutamente un errore. Sono poco portabili, poco eleganti, troppo esagerati. Queste borchie, appunto, ce ne fosse stata una ad ogni lato. Ma così è decisamente, decisamente troppo. E volete sapere quante volte ho indossato questi occhiali? Penso di averli presi tipo nel 2018, ragazzi, ok, nell'estate del 2018, quindi ce li ho da un po'. Sapete quante volte li ho indossati?
Zero volte ho indossato questi occhiali e comunque hanno anche un costo parecchio maggiore rispetto agli occhiali classici, grazie al fatto che sono appunto molto particolari, hanno qualche dettaglio in più, eccetera. Quindi li ho pagati anche un sacco e non li ho mai messi. Infatti sono perfetti, dovrei venderli, non lo so. Sono lì nelle mie box degli occhiali, appunto dal 2018. E non li ho mai indossati. Poi, volete piangere, ragazzi? La cosa che sto per farvi vedere potrebbe farvi venire una specie di infarto. Quindi state attenti, ok? Se siete amanti della moda, sedetevi, mettetevi comodi, perché ho fatto un disastro. E qui non è colpa del prodotto che non mi piace. Il prodotto mi piaceva, cioè il prodotto, il capo in sé mi piaceva un sacco. Me lo sono goduta per 2 estati e purtroppo non so che cosa farci e se potrò mai salvarlo. Questo è il bikini di Fendi, ragazzi. Lo avevate visto quando l'ho acquistato, penso fosse il 2020, anzi sicuramente, mi ricordo che era il 2020 e dovevo andare in Sicilia, stavo per andare in Sicilia e appunto avevo preso questo bikini, questo costume di Fendi, tutta emozionata, tutta contenta. Infatti poi avevo fatto anche la foto con questo bikini che ho caricato sul mio canale Instagram. E purtroppo, che cosa ho fatto io? Che cosa ho fatto? Ho fatto una lavatrice e non mi sono resa conto che tra tutte le cose che ci ho messo c'era anche un top fucsia, che era la prima volta che lavavo. E guardate un po' che cosa mi ha combinato, che bellissimo regalo mi ha lasciato quel top fucsia. Ebbene sì, il mio bikini è diventato di questo colore non ben definito, tutto macchiato. Ovviamente penso che si capisca che erano bianchi i bordi e l'interno erano completamente bianchi, ok? Adesso l'unica parte che si salva ovviamente la parte in monogram con il logo Fendi, perché non si vede, ma anche questa è leggermente rossiccia, solo che ovviamente il colore scuro lo nasconde. Ma se guardiamo la parte interna, ragazzi, è completamente rovinato, tutto macchiato di questo rosa, di una tonalità probabilmente inesistente, che io chiamerei rosa sporco. E non l'ho portato con me in Sardegna naturalmente proprio perché è completamente rovinato ed è orribile. Non so come fare per recuperarlo, non so se è recuperabile, se è una cosa che posso tentare di fare io da sola o se mi conviene portarlo in qualche negozio specializzato, visto che ti danno sempre un foglio da firmare per non prendersi la responsabilità se tipo succede che le macchie non vengono via o peggiorano nel tentativo di rimuoverle. Io ho un po' paura che portandoglielo me lo rovinano ancora di più. Non lo so, secondo voi è una cosa che posso risolvere io? È una cosa che purtroppo non potrò mai risolvere, né io né nessun altro? Vi prego, datemi speranze, sono disperata per questo bikini, cioè mi piaceva troppo ed era di un bellissimo bianco, proprio bianco ottico, cioè proprio perfetto. E adesso appunto sembra un bikini Fendi fake, di quelli che trovi tipo alle bancarelle, e si può vedere che sono fake perché non esistono negli store. Infatti ovviamente questo colore orrendo non esiste, quindi vi prego datemi qualche speranza. E purtroppo appunto questo non è il capo in sé che non mi piace, sono stata proprio io a danneggiarlo, spero non irrimediabilmente. Poi passiamo a lei, la mia Jacquemus piccolina. Questo è il modello più piccolo che esiste nelle borse Jacquemus. Piccola premessa, io amo le borse di questo brand, hanno una qualità eccezionale e adoro anche la forma, ma voglio parlarvi nello specifico soltanto del modello più piccolino di queste borse. Quindi voglio menzionarvi e sconsigliarvi soltanto tra tutte le borse Jacquemus quella più piccolina, il modello che non mi ricordo se si chiama Nano, Mini, comunque appunto la più piccolina, e vi spiego il perché. Naturalmente penso che si capisca anche solo vedendola. Ne avevamo già parlato del fatto che in questa borsetta praticamente non ci sta niente, non è neanche una borsetta ma neanche una pochette, perché ci sono pochette in cui ci sta molta più roba di questa è veramente, si può quasi considerare un portafogli, non per la forma ma per la capienza che ha. L'unico modo al mondo per utilizzare questa borsetta Jacquemus di questa grandezza è abbinarla, metterla tipo a tracolla o comunque portarla, ma abbinarla ad un'altra borsa. Per questo, se avete in mente di comprarla come borsa, sconsiglio assolutamente, e consiglio molto di più di prendere il modello medio o quello grande, che io ho in bianco, non
riuscito a vederla adesso alle mie spalle, però ho, appunto, lo sapete, l'avete già vista, il modello molto più grande di questa. E perché vi consiglio molto più quello rispetto a questo minuscolo? Perché la differenza di prezzo tra questa e quella molto più capiente non è poi così grande, quindi se andate appunto ad acquistare questa non potete utilizzarla se non così, per giusto da abbinare ad un outfit, ma non ci sta dentro nulla, non ci sta dentro, ci stanno dentro soltanto chiavi se non avete portachiavi, carta d'identità, il bancomat, un rossetto e basta praticamente. Invece se andate a prendere il modello più grande non spendete poi così tanto in più, ma avete una vera e propria borsa, che si può chiamare borsa, anche molto capiente. Naturalmente la indosso, mi piace, cioè ci ho fatto anche degli outfit molto carini con questa, perché è anche un colore in palette. Continuerò ad indossarla, ma su questo canale voglio darvi anche dei consigli che siano pratici e soprattutto utili, e non vi consiglio questa grandezza perché poi veramente dovete per forza indossare un'altra borsa quando uscite con questa, quindi orientatevi su altri modelli. Poi altra cosa di cui mi sono pentita terribilmente sono, taran, sono queste scarpe di da tennis, insomma le sneakers di Louis Vuitton. Eccole qua, sono fatte bianche in tela, hanno una specie di rivestimento in plastica trasparente sopra che probabilmente non riuscirete a vedere nel video, ma in realtà la tela bianca di tessuto con il logo Louis Vuitton viene è ricoperto completamente appunto da uno strato di plastica trasparente, alle suole completamente fucsia e i loghi, appunto il logo monogram presente in tutta, su tutta la calzatura, è anch'esso in fucsia, e penso che già da qua possiate capire. Non mi ricordo tra l'altro se già le avevo menzionate in uno di questi video queste scarpe, ma ultimamente mi sono resa conto che veramente sono state uno degli acquisti più sbagliati di sempre, e quindi dovevo assolutamente menzionarle in questo video, perché ragazzi, ovviamente le sneakers le indosso molto di più in estate, in questo periodo, quindi mi sto veramente rendendo conto che potrei sfruttarle, ma non lo faccio. Perché? Allora, numero uno, sì, sono molto comode, questo devo dire assolutamente, sono super comode. Molto spesso io ho questo problema che quando compro un paio di scarpe nuove, qualsiasi calzatura nuova, stivali, qualsiasi cosa, anche infradito con gli sandali, tutto, mi vengono sempre fuori delle vesciche terribili, e quindi ho i cerottini, quelli silicone, i Compid, sempre con me, perché è una cosa a cui sono abituata, ok, ho la pelle sensibile, quindi è un po' una sfiga questa. Devo dire che con queste non mi è successo, quindi per quanto riguarda appunto il comfort, assolutamente niente da dire. Ma arriviamo al problema di queste scarpe, ragazzi. Il problema di queste scarpe è che sono talmente appariscenti, talmente troppo esagerate, con questo logo fucsia che si ripete su tutta la scarpa, che praticamente mi piacciono, sì, ma finisco per non indossarle mai, non le metto mai. E infatti penso che si veda che sono ancora nuove. La suola, insomma, un po' le ho utilizzate, ma forse tipo 3-4 volte, e le ho prese quando... due anni fa penso, sempre in estate del 2020 o forse autunno del 2020, insomma una cosa del genere, ma ragazzi non le ho mai indossate. Naturalmente potete immaginare Louis Vuitton, anzi magari vi metterò i costi delle cosine che vi sto menzionando, sperando che nei commenti non succeda un putiferio come ogni volta in cui menziono i prezzi, che non so mai se menzionarli o non menzionarli, perché ogni volta che li menziono c'è qualcuno che è contento e qualcuno che non è contento, e quando non li menziono c'è qualcuno che è contento e qualcuno che non è contento. Quindi ragazzi, magari ve li metto, anche perché alla fine potete andare sui siti di ogni cosa e li vedete i prezzi. Quindi anche in questo caso un acquisto decisamente sbagliato, una cosa che pensavo che avrei indossato e poi alla fine evito nella vita di tutti i giorni. Anche la cosa che vi sto per far vedere potrebbe farvi venire un coccolone, quindi sistematevi, risiedetevi se vi eravate già rialzati, ok, risiedetevi, perché Fashion Addict probabilmente vi verrà un infarto quando ve la faccio vedere. Ma aspettate un attimo, poi vi spiego il perché ve la sto facendo vedere, ok? Ed è lei, la classic, in realtà qualsiasi colore, perché voglio fare un discorso su questo tipo di borsa, in realtà qualsiasi appunto colore che sia della classica fatta con pelle lambskin, quindi la pelle più delicata che si trova nelle borse e negli accessori Chanel. Vi faccio vedere questa in particolare perché purtroppo si è rovinata
non si vedrà probabilmente in videocamera, ma dal vivo si vede. Io non ho nessuna intenzione di venderla, quindi non me ne frega niente. Ma c'è stato un pochino di color transfer su questa borsa. Adesso vi spiego che cos'è il color transfer, come succede e perché la sto inserendo in questo video. Allora, tutte le borse di colori chiari fatte in lambskin di Chanel sono talmente tanto delicate che se vogliamo preservarne il colore praticamente non dovremmo indossarle. Se abbiniamo una qualsiasi borsa, se indossiamo una qualsiasi borsa di un colore chiaro, ok, di Chanel, in questo materiale si macchierà inevitabilmente. O ci dobbiamo vestire solo di bianco o un beige molto molto chiaro, perché qualsiasi outfit indosseremo con questa borsa irrimediabilmente andrà a macchiarla, e può bastare anche solo una volta, quindi la indossate una volta. Nel mio caso ero vestita di nero, se non sbaglio, comunque avevo un outfit scuro, ero vestita di nero, l'ho indossata per tutto il giorno, sono rientrata e mi sono resa conto appunto che era macchiata. C'è un minimo 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 di color transfer, appunto, spero che non si veda in videocamera, ve ne avevo già parlato di questa cosa e ho voluto inserire questa borsa in questo video perché le borse classiche di Chanel sono salite a livelli veramente di prezzo estremi, sono quasi triplicate rispetto a 10 anni fa, in cui io vi dicevo 10 anni fa, piccola parentesi, vi dicevo: ragazzi, le borse Chanel sono un investimento, vedevo che i prezzi stavano salendo, vedevo che c'erano uno, due, tre aumenti all'anno e ve lo dicevo, sono un investimento. Adesso hanno triplicato di prezzo. Questo significa che questa borsa, tipo anni anni fa, le classiche che io ho preso molti anni fa, le avrò pagate 3.000 euro, adesso costa 6, 7, questo modello, una roba del genere, 8, insomma, proprio per il fatto che il prezzo è salito talmente tanto, bisogna stare ancora più attenti, perché una macchia del genere significa un danno ancora più pesante che andiamo a fare alla nostra borsa. Quindi quello che vi consiglio, se volete comprare una Chanel, la vostra prima Chanel, volete fare un investimento, insomma, state molte, ve lo dico perché in molti mi scrivete: Nicole, io sto salvando, Nicole, mi sto mettendo da parte, Nicole, un regalo, la laurea, eccetera, e mi chiedete quale modello di Chanel vi consiglio. Non vi consiglio i modelli chiari in lambskin, perché poi non potete indossarli, ragazzi, e se li indossate dovete stare attentissimi ogni volta al tipo di abbigliamento che indossate. Per esempio, se io adesso dovessi andare in giro con questa borsa, ok, non mi piace l'abbinamento, ma facciamo finta, se io dovessi andare in giro con questa borsa abbinata a questo top, probabilmente alla fine della giornata tutta la tracolla avrebbe una macchia verde e la borsa avrebbe la macchia della maglia oppure dei pantaloni, dei jeans, eccetera. Stessa cosa, non si può indossare assolutamente con i jeans una borsa del genere, di un colore chiaro preciso, perché ovviamente se la prendete scura non si vedrà il color transfer. Ma in queste colorazioni chiare, e quindi ci metto dentro anche questa dietro, che è sempre un color Tiffany, anche questa che è un blu più tipo ceruleo, la rosa assolutamente, cioè io mi ritrovo con tantissime di queste borse Chanel nella mia collezione, che però non posso utilizzare perché magari in quel giorno ho un outfit marrone, magari blu, magari nero, ok? Quindi è un po' uno spreco di soldi se andiamo a fare questo ragionamento. Per quanto mi riguarda, ne ho più di 20 di Chanel, più un sacco di altre borse di lusso, quindi non vado ad indossarle ogni giorno. Ma se voi vi prendete una borsa così con l'intento di utilizzarla ogni giorno e di renderla la vostra borsa per ogni occasione, ok? Sempre, non potete, cioè da indossare sempre, non potete assolutamente prendere una borsa di questo tipo, di qualsiasi colore chiaro, fatta in lambskin. E vi direi anzi che dovete stare molto attenti anche al caviar, perché è che è quella pelle fatta martellata, ok? Anche quella si macchia un sacco, ma mai quanto questa. Purtroppo quella rosa che vedete alle mie spalle, questa qua, è in caviar, ma anche lei purtroppo è pericolosissimo il color transfer su di lei, perché essendo colori chiari, ragazzi, si vede ed è un attimo rovinarla, perde un sacco di valore se poi decidete un domani di rivenderla, o se la prendete come investimento per indossarla un po' e poi rivenderla dopo qualche aumento di prezzo. Assolutamente prendete un colore scuro, prendete la nera se la volete in lambskin, prendetela qualsiasi altra colorazione, ma non in tonalità chiare, perché poi vi ritrovate a non doverla indossare o a dovervi vestire sempre di bianco. Poi, ultima cosa per oggi, anche di questa mi sono pentita
amaramente, devo dire, è questa felpa di Balenciaga tatarà bianca con il logo rosa. Allora, questa felpa continua a piacermi, mi piace il logo, mi piace il colore, l'abbinamento bianco e rosa, non mi sembra neanche, ok, il logo è bello grande, non si può negare questo, ok, vi dicevo prima, no, non voglio le cose con i loghi, ok, anche qui è bello grande, però essendo fatto stile graffiti, questo non è proprio il logo originale Balenciaga che ha le lettere molto riconoscibili, questo è un logo molto modificato che lo rende anche molto meno visibile, appunto, con questo effetto vernice che cade, eccetera. Quindi mi piace ancora e non lo ritengo uno sbaglio per quanto riguarda l'estetica, ma per la comodità, ragazzi, l'utilizzo di questa felpa. Allora, la parte qui del cappuccio, ok? E qui non mi meraviglierei se si trattasse di una cosa di Shein o di, non lo so, di Boohoo, però questa è una felpa Balenciaga, ragazzi. La parte in cui si va ad infilare la testa è minuscola e io abbiamo appurato, se avete visto il mio ultimo video che era ormai un anno fa di questa tipologia, abbiamo appurato che io ho una testa minuscola perché tutti i cerchietti mi stanno piccoli. Infatti ho venduto il cerchietto di cui vi parlavo nell'ultimo video di questa tipologia che era quello di Fendi perché è una size, one size, una taglia unica che dovrebbe andare bene a chiunque, sulla mia testa era gigantesco. Quindi appurato io ho una testa piccola. E comunque non riesco a farci passare, cioè a farla passare attraverso questa minuscola, come si chiama? Non lo so, questa minuscola parte che loro hanno lasciato per la testa. Allora spiegatemi com'è possibile, perché, non so se si capisce in videocamera, in video, ma è veramente minuscola questa parte. E che cos'è? Allora, uno, il problema è che comunque naturalmente faccio fatica a metterla ogni volta, quindi se devo prendere una felpa da mettere al volo comoda, non prendo lei perché ci metto una vita a metterla. Ma il problema è con il trucco, ragazzi, io finisco per indossare questa felpa solo quando non mi devo truccare, perché o devo metterla prima di truccarmi, perché non si può assolutamente mettere o togliere senza strusciarla su tutto il viso. E quindi di là c'è Denver che chiacchiera, se lo sentite lui. E non si può appunto assolutamente né mettere né togliere senza strusciare su tutto il viso, togliendo completamente il make-up che rimane poi appiccicato sulla felpa. Quindi potrei metterla prima, poi truccarmi, ok? Il problema è che poi per struccarmi dovrei struccarmi con questa felpa addosso e vado irrimediabilmente a macchiarla completamente se mi strucco. Io non so voi, ma io faccio un casino quando mi strucco, cioè non lo so, non è assolutamente pratico. E l'alternativa è toglierla prima di struccarmi, ma è impossibile perché tutto il trucco, fidatevi, mi rimane spiacevole all'interno della felpa, quindi mi ritrovo ad utilizzarla solo quando sono struccata, cosa che mi dà fastidio perché mi piacerebbe utilizzarla anche per i video e non posso assolutamente. Io mi chiedo ancora se la mia è difettata o se sono tutte così le felpe di questo modello, perché io non ci posso credere. Cioè, una persona che ha una testa di una grandezza normale, non capisco come faccia, e vi posso garantire che non ho preso la versione kids, cioè è gigantesca, ragazzi, è enorme, è anche oversize. Quindi sì, in questo caso non è assolutamente un errore mio. Ho un'altra felpa, tra l'altro, di Balenciaga, quella nera con il logo rosa, ve la ricordate? E quella, questo problema assolutamente non ce l'ha, quindi non capisco. Anzi, vedo in questo momento, tra l'altro, che questa felpa è anche unisex. Cioè, io pensavo fosse solo da donna. No, è unisex, quindi io vorrei proprio sapere i ragazzi, gli uomini che hanno, cioè comunque la testa più grande, insomma, rispetto, no? Cioè, guardando lo scheletro, io vorrei proprio capire come fanno a mettersi e togliersi questa felpa, perché secondo me una testa di una grandezza normale qua non ci passa. E quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero davvero che vi sia piaciuto, che siate contenti che sono più presente qua su YouTube, perché io lo sono molto. Vi mando un bacio enorme. Come al solito, siete pronti per il nostro abbraccio? Venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. E io vi aspetto al prossimo video che penso uscirà domani, sempre alle 17:30, mi raccomando, bacio, ciao!